Qui a Villa Castelnuovo, degustazioni e vendita dei prodotti locali tipici siciliani, ecco un modo per in qualche modo valorizzare l'agricoltura siciliana. Adesso si sta cercando di ritornare un po' alle origini di queste finalità istituzionali della pubblica istituzione, cercando di promuovere quei prodotti siciliani che possono veramente arricchire le nostre tavole per l'eccellenza, per la qualità, ma anche per quella che è, insomma, la terra siciliana, che è una terra di produzione agricola. Che qui il movimento Terra e Vita, ecco, per promuovere le tipicità siciliane. Dobbiamo semplicemente valorizzare quello che abbiamo. Poi abbiamo un clima stupendo, cioè, tutti ci invidiano le bellezze che abbiamo. Abbiamo la cultura, abbiamo qua delle bellezze che veramente altri ci invidiano e noi dobbiamo valorizzare queste cose. Ecco, ci parli di cosa si occupa la cooperativa Immagine di cui lei è presidente? La cooperativa è nata nel 2015 per l'inserimento di persone in stato di svantaggio generale. Vedendo questi ragazzi, logicamente, tra farmaci, sigarette e non fare niente, si vedeva la difficoltà di portare avanti una vita impossibile. E quello è stato lo spunto di avviare una cooperativa di questi ragazzi per cercare di far realizzare queste persone e allo stesso tempo, logicamente, dare un contributo. L'abbiamo vista intenta a rappresentare tramite gli acquarelli la manifestazione. Non ero assolutamente neanche io, che sono palermitana, doc, a conoscenza di questa meraviglia, quindi ho il piacere proprio di rappresentarla graficamente e quindi seguirò loro in questo progetto. Villa Castelnuovo, come tutte le ville della Piana dei Colli, fa parte del progetto Palermo verso la Piana dei Colli, un progetto a cui sto lavorando da tanti anni e che ora, diciamo, è uscito fuori con tanti eventi, manifestazioni. È un progetto che promuove la Piana dei Colli da un punto di vista proprio territoriale, culturale e turistico. Il nostro intento è quello di valorizzare il territorio e le unicità di questo territorio a 360 gradi. Qui a Villa Castelnuovo, un altro presidio dell'agricoltura, un luogo da far rivivere, da rilanciare perché i nostri produttori possano essere posti al centro di un'economia che rischia di essere asfaltata. Per questa ragione chiederò al commissario che venga istituzionalizzata una vetrina per la città. Siamo nel cuore di Palermo, con ettari di terreno dove è possibile fare zootecnia, ma dove è possibile soprattutto mettere in vetrina le produzioni dell'eccellenza siciliana. Faremo un incontro in settimana e creeremo le condizioni per stare vicino a questo mondo che chiede assolutamente non solo una mano, ma chiede di essere sostenuto per ripoter partire dalla terra. Anch'io ho raccontato poi questo tempo che passa in questi luoghi, ci si accorge di come tutto ha una patina enorme, però io sento ancora le voci di questo luogo, le filastrocche che magari i bambini che vivevano qui facevano.